Chi questa mattina ha atteso per vedere le auto d'epoca è rimasto deluso. L'appuntamento era per questa mattina all'Isola dell'Unione, dove per i macinini era stato riservato tutto il parcheggio a pagamento sul lato sud della carreggiata. Solitamente a questo genere di manifestazioni viene riservata una zona in Corso del Popolo, più centrale e frequentata, o davanti al municipio o in Campo Duomo, ma oggi tutto il corso da Vigo a Santa Maria era occupato dal mercato settimanale, in giornata di recupero per il giovedì saltato durante la Sagra del Pesce. I due eventi non sarebbero potuti convivere, anche se molti banchi oggi hanno rinunciato a giungere a Chioggia, o è perché è domenica, o è perché impegnati in altri mercati. Logisticamente parlando, anche trovando il posto, far giungere a mercato iniziato tante auto anche a passo d'uomo sarebbe stato impossibile. Si è scelto un posto più defilato, ma comunque di grande passaggio, che per l'esposizione si è ritenuto adatto. Ma stamattina è rimasto vuoto. Tutti i parcheggi a pagamento questa mattina sono rimasti inutilizzati inutilmente. Posti preziosi, soprattutto dato che al Parco Unione a un certo punto è stato interdetto l'accesso, in quanto non c'erano più posti liberi. Dopo una certa ora, nonostante i cartelli di divieto di parcheggio a causa della manifestazione, le auto, prendendo l'iniziativa, hanno cominciato a sostare regolarmente. Gli appassionati attenderanno la prossima occasione. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.